Bentrovati gentili telespettatori di Cilento Channel, consueto appuntamento con la rubrica di economia di Cilento Channel e con un ospite d'eccezione, il direttore della BCC di Acquara, Antonio Marino. Bentrovato Antonio. Buongiorno. Ecco, allora parliamo subito di questo incontro che si è tenuto la scorsa settimana con Cascone della Regione Campania, insomma il responsabile dei trasporti in regione, è invitato dal direttore Marino per risolvere un poco quelli che dovrebbero essere, insomma lo sono, i problemi della Fondovalle Calore. Allora, com'è andata Antonio? Ma è andata benissimo, non perché lo dico io, l'hanno detto tutti quelli che erano là, i 10 sindaci che hanno convocato questo incontro, si sono dichiarati tutti soddisfatti. Cascone è stato molto esaustivo sul tema, i lavori della Fondovalle sono in corso, da qua a un paio di mesi sarà completato il primo lotto da Mainardi di Acquara fino a Castelcivite, e poi questo convegno serviva proprio a dire a tutti quanti che noi vogliamo che la strada vada avanti, cioè vada verso Empoli, non verso l'interno, perché deve avere il suo sbocco naturale. Dopodiché poi si penserà anche ai raccordi da farsi verso l'interno. Ma la cosa importante è che questa strada non resti cieca e quindi vada verso l'autostrada. Questo è la Regione ha preso l'impegno di fare il progetto e anche di finanziarlo. Mi sembra una cosa abbastanza logica se vogliamo porre fine a questa telenovela della Fondovalle che dura da oltre 30 anni. Assolutamente d'accordo e ti faccio i complimenti per aver condiviso insieme a tanti sindaci degli Alburni, insomma, questa unica con questo incontro, questa volontà, ecco, perché l'unione naturalmente fa la forza. Allora, ti ho incontrato anche durante, sempre in settimana, durante l'inaugurazione di Zucchero e Cannella al Maxi Store Deco dell'imprenditore Carmelo Infante. Che dire, direttore, in un momento così critico ci vuole coraggio fare impresa o no? E Carmelo è un elemento, diciamo, di spicco del territorio cilentano. Ma io onestamente non conoscevo Carmelo se non di fama. Ho accompagnato quella mattina il mio amico Donato Alonso nei suoi compiti istituzionali e mi sono imbattuto in questa realtà positiva dal punto di vista imprenditoriale che è Carmelo Infante con tutti i suoi collaboratori. È stato un incontro molto positivo a mio modesto avviso perché ho avuto l'opportunità di conoscere un imprenditore con tutte le sue problematiche quotidiane che non sono poche, come ben sappiamo, però l'ho trovato molto motivato, soprattutto essendo anche giovane, molto motivato e molto diciamo presente sul pezzo, insomma, perché poi là insieme ha messo in questa zona di mattine due o tre attività, tutte coordinate tra loro verso un unico obiettivo, cioè che è la crescita della sua missione aziendale, insomma. Beh, devo dire che è stata un'ottima cosa, gli faccio i migliori auguri, speriamo che ci sia sempre più diffuso questa voglia di fare impresa da parte delle persone, perché oggi in Italia fare impresa è un'impresa, perché oggi le imprese si sono messe sulle spalle, diciamo, tutta la parte improduttiva della nazione, che è la parte più consistente, perché oggi c'è una parte che produce e una parte che consuma. Non è facile da farli convivere. Il problema è che chi produce vorrebbe produrre in maniera più agevole, nel senso di avere meno burocrazia, meno tasse, meno adempimenti, meno controlli ossessivi, ma solo controlli normali. Insomma, in effetti poi chi produce oggi si lamenta perché dice chi non fa niente tiene più benefici di noi perché nessuno lo controlla, nessuno gli dice niente, nessuno gli dà fastidio, insomma, ecco, è così. Oggi in Italia abbiamo questa difficoltà. Se riusciamo a liberare, letteralmente liberare, la creatività e l'operatività delle imprese, se ne gioverà sicuramente la nazione perché crescerà il prodotto interno lordo, ma anche la nazione dal punto di vista dell'occupazione, perché oggi l'unica istituzione che può creare occupazione oggi
in Italia sono le imprese. Se noi fermiamo le imprese, abbiamo sempre più persone che bussano per entrare al libro paga dello Stato, e non so questo nostro Stato quando potrà resistere. Verissimo. Direttore, chiudiamo con questi 3 giorni di zona rossa, quindi lockdown nel nostro territorio. Come sta andando in BCC di Aquara? Ma sta andando, BCC è la cartina al tornasole, cioè riproduce quello che è la difficoltà che c'è intorno. Insomma, oggi la zona rossa ci penalizza, però sappiamo anche che ci aiuta a risolvere forse questo problema dell'espansione della pandemia. Quindi purtroppo dobbiamo scegliere tra l'economia e la salute, e quindi il dilemma è sempre quello. Noi pensiamo che venga prima la salute, però il tema che c'è di fronte, lo sappiamo, è un tema mondiale, non è certo un tema del Cilento, e speriamo che questi vaccini, ormai sono tanti i vaccini, prima era uno solo, ormai abbiamo tante opzioni di vaccini, speriamo che si faccia sintesi e che arrivino milioni di dosi, in modo che possiamo vaccinare tutti, e arriviamo, come è successo in Israele, come è successo in Cina, che ormai sono fuori da questo problema. Dobbiamo solo prendere esempio da chi sta più avanti di noi. Bene, grazie direttore come sempre per il tuo incontro con i cittadini per parlare di economia su Cilento Channel. Ci vediamo la settimana prossima. Grazie a voi, arrivederci.